Ciao belli, benvenuti nel mio canale, io sono Amal e sono arrivata in Italia ieri. Come vedete i capelli sono orrendi e quindi sono andata all'Action, ho comprato un paio di prodotti, il condizionatore a base di cocco e il shampoo a base di cocco. Io da una vita che non uso il shampoo sui miei capelli, però purtroppo devo lavare. Ho preso questo qua, costa 1,75 euro, tutte e due. Prima di partire questo qua. Vado a lavare i capelli e vediamo se riesco a trovare la maniera per fare il video, perché non ho la luce, non ho maniera per appoggiare il telefono e non so se fare il video fuori, dentro, non lo so. E vediamo se riesco. Vado a lavare prima i capelli. Ho trovato, ho preso un filo, l'ho legato sopra e una cordina. Il telefono è appoggiato qua, quindi questo è il massimo di lusso che potevo fare per fare il video. Allora, ho lavato i capelli, vado ad applicare il Crazy Color che ho comprato prima di partire da Valencia. Prendo una pinzetta, perché se no mi va sicuro. Allora, applico questo, i trattamenti. Mira, metto diretto, non è chiuso, no, non è chiuso, mi ha preso l'orange, la stupida questa, gli ho detto il rosso fire, ai Dio mio, sempre devi stare attenta, guarda, era il rosso fire, mi ha dato l'orange, perché c'era, io avevo fretta, non ho guardato, c'era una copia, no, c'era una copia davanti a me, ci hanno messo 3 ore, no dai, no, non mi piace l'effetto, no, metto solo un pochino qua su giù, solo per idratarlo, ho sbagliato io, perché gli ho detto rosso fire a questa qua, Dio mio, c'era questa copia davanti a me, mi hanno fatto tutte le domande possibili immaginare, perché ho un posto professionale per i capelli, tutte le domande, non hanno comprato niente e io stavo lì friggendo perché volevo solo comprare questo e andarmene, perché dovevo partire, eppure ho sbagliato, vabbè, niente, non importa, lo cercherò qua in Italia se riesco a trovare qualcosa. Guarda, arancione, vabbè, facciamo così. Amal, non ti incavolare, va bene, sono cose che succedono. Il problema è che non so se qua riesco a trovarmi il rosso fuoco, non so, perché l'altra volta sono venuta, ho cercato ma non ho trovato nulla. Ah, mi tocca uscire. Comunque questo qua dice che aiuta tanto alla ricciatura dei capelli. Comunque il shampoo e il balsamo che ho comprato sono meravigliosi. Idratano tantissimo i capelli. Tantissimo. Bordo. Sono stupendi. Ok. Mamma mia. Sacchette. Ok. Mamma mia, veramente è super stricante il condizionatore di cocco, questo qua di Action. Veramente, guarda che roba. L'ho sciacquato, eh.
rischiato ovunque. Mamma mia, che nervi! Ero così contenta. Di aver preso il colore finalmente, invece, perché non ce l'ho dietro casa, cioè devo andare a Valencia apposta per prenderlo. E l'ho lasciato proprio all'ultimo perché così non vado avanti e indietro in macchina. Che bello che sono arrivata qua. Guarda, la gente è davvero meravigliosa. E sono fermata in autogrill. Tutti che mi fanno i complimenti per i miei capelli, anche se no, però mi facevano schifo. Però la gente è sempre amabile, aggradabile, gentili, cioè, che sempre ti dicono le cose, che bello, le cose positive, ovviamente. E stamattina sono andata a far colazione e una signora mi ferma e mi dice: "Ma sei proprio una bella donna, bella, veramente bella, non solo i capelli, che tenero". Dico: "Che meraviglia, come ho bisogno di sentire queste cose". Sembrano cose scontate, però non lo sono. A me in Spagna purtroppo mi fermano solo per chiedermi se i miei capelli sono una parrucca oppure sono i miei, e a me questa cosa mi fa incavolare come una biscia. Che dico, anche se fosse una parrucca, a te cosa ti cambia nella tua vita? Ma lasciami stare. Guarda, la mia collega mi dice sempre: "Io non ho il coraggio di fare queste cose". E mi dice: "La prossima, se te lo chiedono, digli che hai perso i capelli. Vedrai come farli fai sentire una M, e non lo faranno, non chiederanno mai più a nessuno, perché è veramente una cosa sgradevole. Finché sono anziani", dici, "vabbè, ma trovi gente giovane che ti fa queste domande? Terribile. Comunque oggi sono contenta. Non ho ancora dormito perché non riesco. Ho bisogno di riposare, ma non ci riesco, perché sono venuta in macchina. Sono tante ore di viaggio. Non mi sono fermata a dormire né niente. Comunque, questa tecnica mi piace veramente tanto. Sembra una cosa scontata, però non lo è. Guarda. Aspetta, che magari la parte finale sì che me la faccio vedere. Voilà. Guardate la parte finale, che così si vede. Guardate che belle che sono, eh? Belli. Adesso giù, non so se si vede, sì, si vede. Li separo. E vado a passeggiare con Cali. Crunch, crunch, crunch.
faccio. Spariamo i ricci. E voilà. E adesso vado a passeggiare con la mia piccolina, così si asciugano a naturale. Lì, aspetta che cerco la luce giusta, questa qua. Come vedete il risultato è bellissimo, mi sono dimenticata di fare il video appena lavati, appena asciugati, e quindi questo qua è il video dopo 2 giorni. I capelli sono meravigliosi, comunque il condizionatore e il shampoo di questa marca qua è veramente da Action, buonissima, validissima, costa 1,75 sia l'uno che l'altro, ne vale proprio la pena. Se avete capelli ricci secchi, questa qua va benissimo davvero, perché è idrata tantissimo tantissimo, non avete bisogno neanche una maschera. Buona buona buona, mi piace anche lo spray, questo qua che ho preso non è per niente male, sono molto soddisfatta. Belli, se vi piace il video mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità. Un bacione da me e Cali, la mia signorina, guarda, e guardate dove vivo io in Italia, questa qua la vista da casa mia, che meraviglia. Un bacione, buona domenica a tutti.